Con Forchetta, Coltello e TSN di questa settimana siamo ad Albosaggia, località Porto, e parliamo di cucina asiatica. Un successo dalla dimensione planetaria, un richiamo al quale Sondrio e provincia non rimangono assolutamente estranei. Giapponese o cinese, l'importante è che sia una cucina fresca, trendy, leggera. Basta un nome su tutti, sushi, a destare una curiosità innata in una popolazione culturalmente sensibile, da sempre, a tematiche gastronomiche di ogni tipo, nonostante le diffidenze di stampo campanilistico. Se poi si aggiunge l'irresistibile tocco esotico conferito dalle alghe e dall'avocado, non c'è da meravigliarsi della notorietà con la quale i deliziosi rotolini giapponesi di riso e pesce crudo hanno conquistato proprio tutti, tanto da trasformarsi in una delle specialità etniche più amate dagli italiani, oltre che in uno dei piatti più ordinati a domicilio. Al ristorante 500 di Albosaggia tutto questo è di casa. Siamo in compagnia di Uli Wa, al quale chiediamo che cosa ha appena preparato il sushiman. Questo qua si chiama i gonkan, poi in mezzo si chiama ozomaki salmone, poi c'è a fianco i nigiri, si chiama misto, c'è pesce misto, e in mezzo c'è i sashimi misto, i gambero, tonno e branzino salmone. Poi questo qua si chiama miura con il cuoricino. Soba, onigiri, sushi, maki, sashimi. Nomi intriganti dietro ai quali il comune denominatore si chiama freschezza delle materie prime. Tonno, salmone, ricciola di mare e poi gamberi, branzino sono tutti ingredienti garantiti da un disciplinare di conservazione a dir poco rigido. L'importanza del trattamento del pesce crudo è abbatterlo immediatamente all'arrivo. Tutti questi pesci vengono surgelati in mare appena pescati, arrivano nei ristoranti, si prepara, si tagliano i tranci, si formano i filetti, vengono subito abbattuti a circa meno 30 gradi per eliminare ogni pericolo di contaminazione. Dagli anni 90 a quelli in cui la semplice presenza di pesce crudo in uno dei menù dei rari ristoranti giapponesi scatenava dibattiti e irremovibili opposizioni, tendenze e senso della curiosità fra i consumatori sono aumentati, assieme alla concorrenza. A tenere banco è la crescente richiesta di qualità. Ad oggi i clienti che frequentano il nostro ristorante ci hanno fatto i complimenti e ne parlano spesso per la qualità del pesce, soprattutto per come viene curato, la qualità prezzo soprattutto, perché offriamo del pesce di ottima qualità a prezzi giustissimi. Ovviamente sappiamo bene che il pesce è un alimento di un certo livello e quindi il prezzo giustifica la freschezza e la bontà di questi piatti. Insomma, se avete voglia di freschezza, genuinità e cibi sani, ecco una valida alternativa al tradizionale menù di Pasqua. Perché è importante scoprire la cucina asiatica? Sì, perché è novità e sana.